sporco, sconveniente, irritante, incazzato, magari qualche risata, ma senza peli sulla lingua, beh, se per quello anche in testa. Sporco, ho fatto anche cose buone. Sono la governante del conte De Simone, largo Arenula 2. Avremmo bisogno, siccome andiamo in televisione, di una t-shirt decente. Guardi signora, ce n'ho una che se la mette, domani ne parlano tutti. Hair pomata. Enrico, ma Enrico. Oh, ma io le maglie le colleziono, sai. Ce l'ho tutte. Sì, ma quella della decima massa, questa l'ho messa per equilibrare. Però ci avete fatto caso, Novax, complottisti, terrapiattisti, alla fine sono tutti fasci. Coincidenze? Comunque una cosa seria la voglio dire. Io in TV qualche volta ci sono andato. Dal punto di vista dell'abbigliamento, ti contano anche i peli del culo. I marchi non si devono vedere. Ho sempre indossato magliette, ma dovevano passare una sorta di controllo. Più dei testi. Quindi, Montesano è un fascio. E siamo tutti d'accordo. Ma non è l'unico. Cominciamo così. Benvenuti a Sporco, il vlog inutile. Ma ho fatto anche cose buone. Dall'ultima volta che ci siamo visti c'è stata una grande manifestazione per la pace. È grande. Grandina. A Roma e a Milano. Due manifestazioni diverse. Sapete com'è finita? Io sono pacifista e tu no. No, io sono più pacifista di te. Hanno capito i fondamentali. Matteo Salvini è il nostro ministro delle infrastrutture. Che ci piaccia o meno. Però si sta occupando di tutto. Tutto tranne che di quello. Ogni giorno fa annunci eclatanti. Ogni giorno si occupa di altre cose. Secondo me non ci sta capendo un cazzo. Ma magari è un'impressione, eh? Letizia Moratti è la candidata del terzo polo per la regione Lombardia. Terzo polo che dice al PD: dai, vieni con noi, la sosteniamo tutti insieme. Letizia Moratti. Carriera politica nel centrodestra. Cioè, ma la volete finire? Ma questi poveri elettori di sinistra. Centro-sinistra. Centro-centro. Questi poveri elettori della non-destra. Gliela volete dare una speranza. Gliela volete dare una certezza? Secondo voi dovrebbero votare una di destra? Ah no, da Macron. E vabbè, ma allora il congresso, fate la predappi e andate a fanculo. Io davvero non ci capisco più niente. Non ho più certezze. Al grande fratello VIP scoppia l'epidemia di Covid. In che senso? Non si capisce come, visto che sono chiusi nella casa, praticamente sono tutti contagiati. A rischio anche la conduzione. Lo vedi? Anche il Covid ha fatto cose buone. Si conclude così la quinta puntata di Sporco. La quinta! Noi ci vediamo quando ne avrò voglia e avrò delle cose da dire. E intanto vi ricordo che ogni tanto di qui esco per andare a fare gli spettacoli. Per sapere come e dove c'è il sito. Statemi bene, ruggite, fatevi sentire e soprattutto non odiatemi troppo. Sporco, il vlog inutile. Ma ho fatto anche cose buone, forse.